Il secondo aspetto che riguarda appunto la guerra e il rapporto tra guerra e alimentazione è quello inerente alla popolazione civile nelle retrovie, cioè come vive una popolazione la guerra. Nel caso italiano il governo Boselli interverrà subito dopo la strafexpedizione, la spedizione punitiva della primavera del 1916, interverrà introducendo una politica annonaria, dunque una politica di contingentamento degli approvvigionamenti. Verrà costituito prima un commissariato, prima un'intendenza per un commissariato, quindi un ministero per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, che continuerà a operare anche nel 1919, e questa è già la dimostrazione che effettivamente una certa emergenza alimentare anche tra la popolazione civile durante il primo conflitto mondiale sussiste. Viene introdotta per la prima volta una politica annonaria che poi avrà ovviamente il suo, diciamo, successo con la seconda guerra mondiale in modo assai più drammatico. Quindi acquisto diretto sui mercati attraverso i consorzi agrari, vendita al consumatore calmierata, gestione dell'importazione dall'estero, acquisto forzoso, cioè requisizione delle derrate, prezzi di imperio imposti, contingentamento di generi alimentari distribuiti, divieto di alcune forme di produzione lussuosa, ad esempio la pasticceria, introduzione di surrogati, l'alta pasticceria, introduzione di surrogati, obbligo di esporre al pubblico i prezzi, lotta al mercato nero ovviamente, regolamentazione dei mercati e quant'altro. Questa scelta del governo introduce anche un tema che poi di nuovo nel secondo conflitto mondiale avrà la sua, diciamo, il suo sviluppo e la sua drammatica conseguenza sociale, il tema dei disordini che cominciano a avere luogo nell'Italia durante il primo conflitto mondiale. Isnendi e Rochat nella loro ricostruzione della Grande Guerra parlano di proteste dove si grida pane, ma in realtà si vuol gridare pace, e infatti questa serie di proteste viene immediatamente utilizzata dal fronte pacifista, soprattutto legato al Partito Socialista, per contestare il conflitto in quanto tale. In realtà rispetto ad altri paesi, soprattutto al blocco degli imperi centrali che subisce un sostanziale isolamento delle rotte commerciali che vengono bloccate dall'intesa, soprattutto dopo la battaglia dello Jutland, l'Italia non soffre una particolare condizione di emergenza. Ovviamente la situazione è peggiore rispetto ad altri paesi, teniamo anche conto che le regioni meridionali, in particolar modo del nostro paese, soffrivano una crisi alimentare anche precedente il primo conflitto mondiale. Dunque, grosso modo, grandi differenze non ci sono, lo dimostra anche il dato Istat: tra il 1915 e il 1920 abbiamo una riduzione delle calorie pro capite di circa 80 punti, e non è un grande sacrificio. Questa situazione permette alla popolazione italiana, soprattutto nel centro-nord, di diventare una sorta di esercito d'approvvigionamento di riserva per i soldati che provengono dal fronte. In quasi tutte le città del nord Italia, cominciando da Milano fino alle città confinanti con il fronte, vengono creati posti di ristoro soprattutto attorno alle stazioni, alla stazione centrale di Milano, uno dei più famosi di tutta la guerra, che accoglieranno tanto i soldati provenienti dal fronte quanto anche i profughi, soprattutto dopo il 1917. Persino i ristoranti più rinomati, di nuovo il caso di Milano, ristoranti famosi e stellati si potrebbe dire oggi, si trasformano in vere e proprie mense per dare da mangiare ai soldati in licenza e anche naturalmente ai feriti. In questo un ruolo decisivo, come ricorda Matilde Serao, sarà quello femminile. L'esercito italiano di riserva, verrà definito dalla grande scrittrice, sarà composto proprio da quegli angeli delle corsie, da quelle infermiere, da quelle donne, da quelle casalinghe popolane o aristocratiche, borghesi di alta borghesia o di bassa borghesia, tutte
parteciperanno a questa grande opera di solidarietà, una solidarietà che per la prima e forse anche l'ultima volta avverrà in Italia. La seconda guerra mondiale in questo senso sarà molto diversa, dove tutti saranno abbandonati a se stessi e dove la solidarietà sarà una solidarietà del tutto individuale e familiare.